Noi cominciamo, buonasera, e chi arriverà dopo saranno masse incredibili, peggio per loro. Devo dire che mi sorprende un poco il fatto che non siamo molto numerosi questa sera, dopo aver assistito alla inaugurazione della mostra in Sala Nevera. Su questo tema c'era una volta l'agricoltura e la campagna a Saronno, perché quella mostra e quindi l'argomento ha suscitato molto interesse. E poi dico anche che quello che là si poteva leggere e vedere era e sono essenzialmente documenti storici spiegati nei pannelli, ma che trovano in questo saggio che ha scritto Beppe Nigro per corredare le fotografie del catalogo di questa iniziativa un complemento molto importante e significativo per poter comprendere appieno il tema. Come tutte le ricerche storiche, i saggi storici, anche questo è una, come dire, è una fucina di intersezioni. La storia è un'intersezione di per sé stessa, perché questo argomento, i concetti, o meglio più che i concetti, i fatti che sono qui riportati nella sequenza logica e comprensiva per quello che è appunto la ricerca storica fatta da Beppe Nigro, incrociano altre discipline, l'economia, il diritto, la cultura, l'istruzione, la sociologia, l'antropologia. Quindi queste intersezioni su un tema che appare o può apparire circoscritto, ed è in effetti circoscritto perché stiamo parlando oltretutto anche localmente di Saronno e del suo territorio, queste intersezioni però aprono degli orizzonti per chi ascolta, ecco perché è molto importante essere qui questa sera, per chi ascolta aprono degli orizzonti che, come è la funzione della storia, fanno capire da come eravamo a come siamo oggi, che cosa è rimasto, che cosa non è rimasto, e dà la possibilità a ciascuno di noi di esprimere un giudizio sulla nostra attuale situazione e fare delle proiezioni in futuro. Se vogliamo, come dire, utilizzare la materia grigia come si deve. A questo punto io avrei anche finito, perché con Beppe abbiamo deciso di fare una serata conversando. La conversazione nasce, ovviamente lo spunto si prende da questo lavoro, che è fatto, come ho detto prima, è fatto in un modo logico molto chiaro, perché tocca gli aspetti, più aspetti come ho detto prima, e essenzialmente l'aspetto edilizio, l'aspetto sociale, l'aspetto economico, l'aspetto anche, come dire, geografico, perché l'alta pianura asciutta è qualcosa di diverso dalla pianura irrigua che sta a sud di Milano, per esempio. Questo è un saggio sull'agricoltura, la campagna dell'alto milanese. Ecco perché non è solo Saronno il suo territorio, è una questione geografica molto ben puntualmente trattata. E allora, detto questo, io pensavo appunto di incominciare facendo a Beppe una domanda che è un po' questa. La campagna, l'agricoltura, in che misura ha forgiato e consente a noi oggi di vedere i suoi riflessi, la sua eredità in una società come questa? È una domanda difficile, peraltro non mi aveva preavvertito, cioè io non so quali domande farà Angelo questa sera, provo a rispondere. Intanto grazie per la presentazione. Che forse, diciamo, è persino troppo generosa, perché questo saggio, che è un piccolo saggio, che è una sintesi, in realtà ha un fuoco
che vi presento in apertura. Cioè, io mi sono posto una domanda quando ho scritto questo lavoro, che peraltro è stato parcheggiato per tanti anni, poi l'ho ripreso su sollecitazione di questa iniziativa. La domanda era se e in che modo si era trasformata l'abitazione contadina nel territorio dell'Alto Milanese. E vengo anche alla domanda che ha posto Angelo, cioè se noi dovessimo dire quali sono le presenze agricole nell'Alto Milanese e nel territorio che ci circonda, oggi dovremmo dire che le presenze sono diventate assenze. Sono assolutamente una rarità perché l'invadenza, l'antropizzazione del territorio, l'invadenza dell'abitato è diventato talmente esteso che ha, come dire, eroso progressivamente il paesaggio agrario del nostro territorio. Il paesaggio agrario e naturale. Io faccio una piccola citazione a un certo punto di questo lavoro in cui ricordo che una citazione, sono quelle cose che uno legge e poi rimangono lì, che è di un autore lombardo di fine 800, Emilio De Marchi, che scrive racconti, oltre ad aver scritto una serie di romanzi fra i più importanti della letteratura nostra italiana lombarda di fine 800, che si intitola, se non ricordo male, Nei boschi. E i boschi di cui parla sono i boschi di Mombello e di Saronno, cioè quindi nell'immaginario di uno scrittore affermato, importante dell'epoca di fine 800 fino a fine 800. Noi dobbiamo concludere che nel nostro territorio c'erano boschi e boschi di una certa rilevanza, di una certa importanza. Se noi oggi dovessimo guardare dall'alto il nostro territorio, i boschi permangono qui vicino un pochino al Parco delle Groane e dall'altra parte verso Gerenzano e Rescaldina. Cioè, ma all'epoca, quindi, il paesaggio naturale, il paesaggio agrario erano formati da boschi, da territori coltivati e da insediamenti umani. E gli insediamenti umani erano sostanzialmente di due tipi, le corti, i villaggi rurali, Saronno, un villaggio rurale di corti, e la cascina o cassina, come sparsa nel territorio. E sono due modi di vivere e stare nel territorio da parte delle genti dell'Alto Milanese che hanno una sostanziale continuità, ma davvero molto lunga, nell'arco del tempo, che nella modalità di occupazione del territorio risale all'Alto Medioevo. E la tipologia abitativa, secondo le cose che sono andato ad appurare e secondo le fonti che sono andato a scavare, di cui mi piace ricordare in particolare una, che è una fonte molto importante per lo studio del nostro territorio, che è la fonte di uno storico dell'età moderna, che poi si occuperà anche di storia del Risorgimento, che si chiama Rosario Romeo. Uno storico che si affermerà di uno dei più importanti storici del Novecento e secondo Novecento italiano, che occupa per un certo periodo la cattedra di storia medievale moderna dell'Università Cattolica e in quel periodo studia gli statuti rurali del comune di Origgio. Per cui noi se sappiamo qualche cosa su un periodo molto lontano per quanto riguarda il Medioevo, cioè sto parlando dei secoli XI e XII, e Romeo, da storico di vaglia qual era, che conosceva molto bene il latino tardo medievale, usa fonti del latino tardo medievale, in uno di questi atti, di questi rogiti dell'epoca, c'è la descrizione
delle abitazioni contadine e ne viene fuori uno spaccato, una descrizione. Devo dire che io ho fatto molta fatica a tradurre perché non ho questa competenza, non mi sento un latinista, non lo sono mai stato, però con fatica. E poi il latino tardo medievale è più difficile del latino di epoca classica, ma alla fine ne viene fuori una descrizione, forse Sergio sarebbe stato sicuramente più bravo di me, ne viene fuori una descrizione dell'abitazione, quindi dell'insediamento umano di questo territorio, che con continuità attraverso i secoli fino all'inizio del Novecento, e che è sostanzialmente la modalità in cui hanno vissuto le popolazioni di questo territorio, che avevano la cucina e diciamo che poi era un luogo di produzione sostanzialmente, e la camera da letto al secondo piano a cui accedevano per una via esterna, un ballatoio prevalentemente costruito in legno. Costruito in legno. E allora arrivo alla sintesi della risposta, cioè quindi non so se ti ho risposto, ma credo che noi oggi facciamo molta fatica a comprendere, se non per alcuni resti, di cui alcune tracce, di cui bisognerà parlare nello specifico, che proprio andrebbero preservate, conservate, perché altrimenti la memoria della nostra storia va perduta, insomma. Sì, direi che a questo punto mi accodo per continuare la conversazione dicendo che nel saggio di Beppe si mette chiaramente in luce come ci sia una intelaiatura, chiamiamola così, comunitaria sul territorio tra tipologie edilizie. All'interno del mondo agricolo la tipologia della casa colonica e della cassina, quella cioè fuori dal borgo. L'altra tipologia è quella delle case nobili, dell'architettura nobiliare, di cui in qualche serata negli anni scorsi Sergio Beato qui ha fatto da par suo, no? Una carrellata di fotografie commentate. Ecco, questa intelaiatura di relazioni comunitarie, cioè di comunità che vivevano, è un'intelaiatura che ha resistito, lo dice Beppe, praticamente fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ma guarda caso, e qui vorrei una conferma dallo storico, io penso che sia cambiata dal 45 in avanti, perché da un mondo essenzialmente fondato sulla centralità della borghesia o dell'aristocrazia siamo passati a un mondo almeno formalmente fondato sulla centralità della democrazia. Cioè, da un mondo che aveva, come dice la canzone di Anna Cifò, ho visto un re, dal re fino al contadino, se te vi scusè, no? Ecco, una catena, cioè gerarchica, poi con la democrazia questa catena si è rotta, ma probabilmente si è rotto anche l'intelaiatura comunitaria che aveva costituito il nucleo della vita in campagna fino all'epoca, o no? Le domande sono tante, in realtà non è una sola. Allora, vediamo se riesco a dare una risposta ordinata. Innanzitutto mi viene da dire che il tema dell'abitazione noi dobbiamo contestualizzarlo alle epoche storiche, cioè per noi oggi l'abitazione è un fatto importante della nostra esistenza e all'abitazione dedichiamo, come dire, molte risorse, non fosse altro che per il fatto che gli italiani sono per l'80% proprietari della loro casa, cioè questo denota la modalità in cui si rapportano al tema dell'abitazione. Allora, al contrario, cioè fino al secondo dopoguerra, cioè le percentuali non è che fossero rovesciate, cioè i proprietari della propria abitazione era una percentuale veramente rara. Quando noi parliamo di abitazione contadina, cioè sono rari i contadini che sono proprietari della loro abitazione. Quando parliamo di proprietà di un contadino che ha la proprietà della propria abitazione, stiamo già parlando di qualcuno che è importante, che ha una proprietà fondiaria. Cioè i contadini storicamente vivono nelle
proprietà, nelle abitazioni che sono proprietà o di aristocratici, che il più delle volte per quanto riguarda il borgo di Saronno, i borghi circostanti, sono proprietari assenteisti, cioè che vivono nella grande città, vivono nella grande città, cioè peraltro il feudatario, i feudatari di Saronno sono assenteisti sempre, non vivono la vita del borgo. I feudatari di Uboldo, che sono i Crivelli, le grandi famiglie storiche dell'aristocrazia lombarda, feudatari di Cislago e così via, i Castelbarco e così via, poi quelli di Turate, sono famiglie che hanno la dimora signorile nel borgo, nei rispettivi borghi, perché vanno in poche circostanze, vanno per la villeggiatura, quindi a trascorrere i periodi estivi quando la città è troppo calda, e peraltro la città è anche maleodorante e non salubre, perché dobbiamo sempre ricordarci che Milano era penetrata dai navigli e dalle acque, e le risaie arrivavano fino in prossimità del giro delle mura spagnole, cioè quindi era andavano a respirare aria buona fuori dal grande centro e si recavano nei piccoli centri dell'alto milanese, fino alle prealpi e fino alle località più amene, quelle che si potevano permettere i grandi aristocratici, insomma, a sud e a nord di Milano, insomma, dai Belgioioso nella pianura pavese fino a quella cremonese, che era praticamente un principato dentro il ducato, oppure ai Borromeo, che avevano proprietà da Milano fino ai laghi, come tutti noi sappiamo. Quindi i contadini non sono proprietari delle loro abitazioni, cioè si assurge alla proprietà, la piccola borghesia assurge alla proprietà nella seconda metà del Novecento sostanzialmente, e quindi l'abitazione non è mai un elemento intesa come condizioni di vita abitative del contadino, non è mai una preoccupazione del proprietario, cioè il proprietario ha, nel senso che non ha la preoccupazione delle condizioni di vita dell'essere umano che ci sta dentro. La preoccupazione insorge storicamente ad ogni passaggio, quando il proprietario ristruttura e riorganizza la produzione agricola, cioè quindi cambiano i contratti, i patti agrari. Cioè e questi patti agrari, nel corso dei secoli, dal Medioevo in poi, non migliorano, peggiorano. Peggiorano perché gli aristocratici prima e la borghesia poi cerca di trarre il massimo profitto dallo sfruttamento della terra. E la nostra terra, questa terra, è una terra povera, che produce poco, da poco. C'è un aggettivo, è pedologicamente poco interessante. Poco interessante. Ecco, c'è un punto che è anche molto, come dire, molto bello letterariamente parlando nel suo saggio, quando appunto parla, citando anche altri autori di questo aspetto, della qualità dei locali, che Cattaneo diceva che erano depositi di fatica, una bellissima espressione. I locali contadini erano depositi di fatica, cioè non si viveva per vivere, ma si viveva per lavorare. In effetti il passo molto bello di Beppe è proprio quando dice che i proprietari facevano, se spendevano dei soldi, lo facevano esclusivamente in funzione della produzione. Però adesso la domanda che voglio fargli, sono sicuro che lo stimolerà molto, perché è un aspetto che gli piace molto, e cioè, giusto per star vicini ai nostri tempi, perché poi ognuno di noi leggerà il saggio e quindi può andare fino al Medioevo,
Però la domanda è questa: posto che è scritto che ai proprietari, i concedenti, nel caso della colonia, quindi della mezzadria, interessava molto che ci fossero braccia da lavoro, a un certo punto però c'è stato il punto di rottura, nel senso che ci sono state troppe braccia da lavoro per quello che poteva rendere il fondo, essenzialmente poi interessava ai concedenti, interessava che ci fossero molte braccia nei tre mesi strategici di maggio, giugno, luglio, che erano i tre mesi della bachicoltura. Lì ci dovevano essere braccia da lavoro e non potevano anche, e dovevano essere per forza di cose, dovevano essere per forza di cose braccia di famiglia, perché era un compito delicatissimo far ottenere un prodotto buono in materia serica. Non si poteva concedere a qualcuno che arrivava e prendeva l'appalto, come diremmo noi oggi. Quindi la famiglia era fondamentale e la famiglia viveva sulla bachicoltura. Allora, tante braccia di lavoro hanno fatto comodo, però a un certo punto erano troppe e queste braccia di lavoro sono andate in città a lavorare nell'industria. Ecco, il passaggio dall'agricoltura all'industria e quella residua agricoltura che si faceva magari lavorando al mattino presto, oppure alla sera gli uomini, oppure lasciando a casa le donne, i bambini, i vecchi a lavorare all'agricoltura, no? È un'agricoltura di risulta, quell'agricoltura che man mano, no, ha, come dire, è venuta meno, e poi continueremo dopo nel discorso. È così? Allora, anche qui vediamo se riesco a precisare. Innanzitutto, quando si affronta il tema della gelsibachicoltura nel nostro territorio, noi dobbiamo pensare che il territorio agricolo viene organizzato in funzione industriale. Ed è un'idea che ormai credo siano immagini rare nella mente degli abitanti di questi luoghi, perché questa organizzazione del paesaggio agrario, che gli storici dell'agricoltura definiscono piantata padana, cioè questo è il termine tecnico, che è diversa a sud di Milano e a sud del Po, con la piantata padana a nord di Milano, perché a sud del Po ci sono i filari di altri tipi di piante intervallati dalle vigne, nell'alto milanese, nel territorio saronnese, i gelsi vengono piantati ad una certa distanza l'uno dall'altro, secondo delle abitudini che storicamente si formano, che peraltro saranno anche oggetto di controversie con i proprietari, con gli antici, ad esempio, ad un certo momento all'inizio del Novecento. Non c'è più memoria di tutto questo. Ogni tanto può capitare che nella campagna sia rimasto un gelso a rimembrare antichi filari. Forse uno è rimasto dove c'è la rotatoria dove termina via Volonterio e inizia la via Pagani, tra la via Pagani e la via Volonterio. Non so se c'è ancora quel gelso, no? È stato tagliato. Ma ce n'è uno in piazza Maestri del Lavoro. In piazza Maestri del Lavoro. Ebbene, i gelsi che trovate in giro sono proprio i resti dell'antica piantata padana dell'Alto Milanese, che sono andati tutti praticamente distrutti, non per cattiveria degli abitanti, ma nel secondo dopoguerra. Sono andati ad alimentare, nel momento in cui durante la guerra non arriva più il carbone per dare calore alle stufe degli abitanti dei borghi di questi luoghi, molti di questi gelsi sono terminati e bruciati dentro le stufe. Pochi hanno memoria quindi di quel tipo di paesaggio agrario, che rimane in qualche mappa, che rimane in qualche rara fotografia. Quindi
paesaggio, l'organizzazione della gelsibachicoltura, che non è un'invenzione del nostro territorio, cioè dobbiamo sempre ricordarci che la gelsibachicoltura ha una sua storia in Italia che incomincia dalle zone intorno a Catania, dalle piane intorno a Catania, risale nelle province, nella piana del Sele, per poi stanziare nelle zone intorno a Lucca, nel Veneto, e poi trova una locazione davvero felice nelle nostre zone nel Comasco. Il gelso serviva perché la foglia del gesso, come è noto, alimentava il baco, ma il baco aveva bisogno di una condizione particolare per essere allevato. Doveva avere ambienti in cui circolava l'aria e dovevano essere ambienti igienicamente salubri, per cui incomincia la ristrutturazione all'inizio del Settecento delle abitazioni contadine, e quindi incominciano ad essere tinteggiate con la calce perché bisogna eliminare tutti i residui che possono aggredire il baco, eccetera, eccetera, eccetera. E per arrivare poi al lavoro che avveniva nelle abitazioni contadine, cioè l'allevamento del baco e poi la produzione della seta ha un suo primo passaggio nell'estrarre il bozzolo di seta dal baco, nel separare baco e bozzolo di seta. Ed è un lavoro che si faceva in maniera molto, come dire, semplice nelle case contadine, buttando il baco e il bozzolo in bacinelle di acqua calda. E poi erano soprattutto le bambine e le donne che dovevano estrarre in maniera molto, con grande maestria, il bozzolo per evitare che si rovinasse. E poi il bozzolo veniva così com'era, perché la lavorazione della seta nel nostro territorio avviene piuttosto tardi, veniva portato in due luoghi sostanzialmente. Veniva portato al santuario di Saronno, dove si batteva l'asta, veniva venduto, e poi avviato fino agli inizi dell'Ottocento a Vienna, sui mercati viennesi. Quindi noi eravamo colonia che produceva seta. Dall'inizio dell'Ottocento in poi, invece, i mercati cambiano, la destinazione cambia e va sui mercati di Lione, la seta prodotta qui. Un altro luogo dove veniva battuta l'asta della seta è Roboldo, nella cascina del soccorso, credo si chiami, no? La cascina del soccorso. E anche lì aveva entrambe queste destinazioni. Quindi le abitazioni contadine erano luoghi di fatica, e di fatica prevalentemente delle donne. Perché gli uomini, quando incomincia l'industrializzazione, che è un processo lento, faticoso, non è così a salti, e nel nostro territorio, come ho scritto in altre occasioni, inizia intorno agli anni 70 dell'Ottocento. La prima inchiesta che io ho trovato, che sta peraltro non in un'inchiesta industriale o in un censimento, ma sta in un'inchiesta sanitaria, cioè sulle condizioni di vita delle popolazioni, e da lì ne viene fuori, c'è un elenco di 7-8 setifici che sono molto modesti, molto piccoli. Tenete conto che noi siamo un'enclave che rimane agricola fino all'inizio del Novecento, mentre nelle città vicine, Busto Arsizio in particolare, Gallarate, l'industrializzazione incomincia a diventare veramente, monta in modo molto vorticosa, e monta per una ragione, perché in quei luoghi i grandi, come dire,
viaggiatori, mercanti portano il cotone, quindi è il cotone il motore dell'industrializzazione. E non a caso Busto diventa la Manchester d'Italia perché si incomincia la lavorazione del cotone. Quindi le donne sono quelle che pagano, e le bambine, in particolare, sono quelle che pagano i prezzi maggiori del processo di industrializzazione. Ecco, questo mi permette di dire, magari non è corretto, però su questo tema, anche se sembra che usciamo un attimo fuori dal tema della serata, mi permette di dire che negli anni 30, proprio iniziale o progressiva industrializzazione che ha portato le braccia maschili verso la città e le ha sottratte all'agricoltura, ha però anche, come dire, inaugurato l'industrializzazione in questo territorio al femminile, cioè un'industria per lavori, di lavori essenzialmente leggeri per le donne. Infatti qui abbiamo avuto la Torley, a Carono Pertusella il calzificio Sonnino, cioè industrie dove erano impiegate solo donne, quasi che si volesse in questo modo, come dire, accontentare tutte le esigenze domestiche di un miglioramento dal punto di vista del reddito, no? A discapito delle campagne. Probabilmente è questo, però chiudo la parentesi e sempre per rimanere sul testo di Beppe, visto che è arrivato l'assessore all'urbanistica, Beppe Campilongo, eccolo là, ciao Beppe, io cito un passo di Beppe, che anche questo mi sembra molto di Beppe Nigro in questo caso, che mi sembra molto significativo, che è quello relativo alle tecniche costruttive, soprattutto alla scelta degli insediamenti. C'è un autore, il Dossena, che Beppe cita, che si lamenta sul fatto, del fatto che a un certo punto si è cominciato a progettare alla rinfusa le linee di una mappa per l'edificio campestre senza cognizione di sorta, ne sorgono da poi le più assurde, le più inopportune fabbriche, fabbriche intese come edificio. Ecco, io credo, e qui vorrei che Beppe mi dia una conferma, io credo che prima di arrivare a quest'epoca in cui si è rotta quella, come dire, quella ragionata complessità delle nostre campagne che vivevano in funzione della città e viceversa, prima di quest'epoca, che risale essenzialmente alla prima metà del secolo scorso, si costruiva con una specie di intuito geomantico, cioè si riusciva a capire dove bisognava mettere la casa perché lì stava bene per quanto riguardava i punti cardinali, le esposizioni al vento, al sole, magari l'acqua. E questa capacità si è persa gradatamente al punto che il Dossena, come dico, citato da Beppe, va bene, lamenta questa casualità di costruzione che ha rotto anche determinati schemi. Dico bene? Non so, Sì, io poi penso di. intanto diciamo che il Dossena. Dossena è un ingegnere, è uno che progetta complessi architettonici, soprattutto nella Bassa Padana. Si occupa meno dei complessi architettonici, diciamo agricoli, no, che stanno a nord di Milano. Tant'è che chi, come presumo tutti noi, ha osservato andando in giro per la Lombardia, ha visto che i più grandi complessi architettonici di tipo cascinalizio stanno nella Bassa Padana, non stanno a nord di Milano. Peraltro, forse vale la pena ricordare che i grandi complessi cascinalizi hanno sempre avuto dei tratti, i grandi complessi cascinalizi, non la casa corte come quelli del borgo, ad esempio, hanno sempre avuto, come dire, una forte influenza urbana, cittadina. Se dovessi, per esemplificare, fare un esempio che è sotto i nostri occhi, e dopo lo vediamo con alcune delle immagini che Sergio Beato ha raccolto per questa serata.
vi rimando alla Cascina Cristina, dove voi avete grandi logge del secondo piano, queste arcate enormi che non hanno nulla a che fare con la casa contadina storica lombarda, ma hanno molto a che fare invece con architetture nobili. Per cui quando i proprietari riorganizzano, e lì fu un caso di riorganizzazione della proprietà, la loro fabbrica contadina, chiamiamola così, e hanno bisogno di ambienti per governare meglio, e amministrare meglio le proprietà, costruiscono, ambienti di quella che sono. Come dire, che si localizzano, soprattutto il primo criterio della localizzazione della casa in Lombardia nel nostro territorio è quello dell'acqua. Le case si organizzano intorno all'acqua e siccome l'acqua, diciamo, è un bene prezioso, ed è un bene che in qualche modo è sempre stato raro, cioè il motivo per cui nell'Alto Milanese abbiamo tanti paesi, da Milano fino a Varese, ce ne sono centinaia di piccoli paesi, tra cui Saronno era uno dei borghi piccoli paesi, organizzato intorno a un grande pozzo, che era quello della Piazza Grande, quello della nostra Piazza Libertà. E quindi e le case delle corti si organizzano anche queste intorno al pozzo e le case delle cascine si organizzano intorno al pozzo, tant'è che abbiamo, come voi tutti sapete, alcuni toponimi che non a caso si chiamano Via Pozzo piuttosto che Vicolo del Caldo, Vicolo del Lino, perché questa era ovvio Pozzetto anche, certo. Quindi l'acqua come primo elemento e il secondo elemento è quello dell'orientamento, sicuramente, sicuramente, perché se andate a vedere come sono posizionati questi complessi, soprattutto quello delle cascine, è il posizionamento e il modo in cui si organizza l'abitazione a corte nel villaggio. Anche questa è intorno ad un pozzo e su una strada, insomma, cioè non devo raccontare a voi com'è costruita la toponomastica del centro storico della nostra città, con la particolarità però che che noi oggi guardiamo con occhio e sguardo romantico erano case povere. Ed erano case in cui spesso questi pozzi che richiamavo prima erano pozzi inquinati, perché le abitudini contadine non distinguevano tra la molto, diciamo, non andavano tanto per il sottile, per cui poteva capitare che nel cortile ci stava una montagna di letame e questo letame inquinava la falda acquifera e quindi l'acqua dei pozzi si inquinava e quindi da qui ne nascevano malattie di tutti i tipi e quindi con tutte le conseguenze del caso. Quindi certamente come tu hai osservato. Ecco, devo dire che questo lavoro di Beppe, come tutti i lavori che trattano l'agricoltura, è particolarmente prezioso perché, come avete sentito proprio da queste ultime sue parole, l'agricoltura, la campagna, è essenzialmente è storia di poveri e la storia dei poveri non va mai nella memoria oltre il nonno. Finisce lì, quindi non si può scrivere una storia come quella delle grandi geste, non si può fare un De Bello Gallico quando si parla di agricoltura, perché gli autori al massimo vanno fino al loro nonno. E quindi di fronte ad una ricerca come questa, tanto che è preziosissima, no? Diventa molto importante anche cercare di capire
quali potevano essere le forme e quindi il diritto, no, che si applicava a condizioni di vita come questa. E Beppe lo tratta molto bene in un paio di passaggi che vorrei che lui li riassumesse qui, quella della mezzadria, della colonia e quindi queste condizioni di vita che erano apparentemente eque ma in realtà profondamente inique. Sì. Beh, intanto nell'opuscolo che voi avete in mano, cioè il tema è trattato anche da altri, io peraltro diciamo lo tratto in modo, come dire, rapsodico, perché non era l'oggetto della mia riflessione, perché il tema della colonia nell'Alto Milanese è un tema profondamente arato dagli storici, quindi io, come dire, mi sono ritagliato una nicchia perché volevo dire una cosa, una novità, cioè perché anche quando si utilizzano, secondo me, dal mio punto di vista, quando ho tempo e faccio un po' il mestiere dello storico, si possono utilizzare le fonti già utilizzate da altri, ma possibilmente perché uno gli si è acceso una lampadina, interpreta quelle fonti, li filtra con occhiali nuovi. Quindi il contratto, cioè io sul contratto di colonia, che è stato studiato in particolare all'inizio del Novecento da un grande storico dell'agricoltura che si chiama Rigo Serpieri, che poi diventa un personaggio importante, credo sottosegretario dell'agricoltura negli anni subito dopo la prima guerra mondiale, poi prosegue come tecnico lungo tutti gli anni 30 durante il fascismo. I contratti si modificano e si modificano con questa logica, mentre nel corso del Medioevo e dell'età moderna la casa non è oggetto di contrattazione, viene assegnata, cioè viene data, fa parte del contratto, man mano la casa viene monetizzata, quindi viene a gravare sul quanto il contadino deve dare al proprietario. Fino al Novecento, quando la monetizzazione, il contratto di colonia, che è la definizione resata di affitto misto a grano e danaro, cioè diventa esclusivamente monetizzata e quindi il contadino è costretto anche a pagare l'abitazione in cui lavora. Inutile dire che questo modello che corre lungo i secoli peggiora le condizioni di vita, perché diventa un motivo di maggiore profitto per la proprietà e di impoverimento per chi nella casa contadina, nella casa colonica deve vivere.